Bentrovati dal Virtual Studio di Biba Group. Parliamo di tumori del pancreas con il dottor Giovanni Butturini, responsabile dell'unità di chirurgia pancreatica dell'ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda, in provincia di Verona, e presidente dell'associazione Unipancreas. Bentrovato, dottor Butturini. Buonasera a voi, grazie. Dottore, cominciamo. Quali sono le novità sulle cure per i pazienti affetti da tumore del pancreas? Oggi abbiamo novità sia in termini di chemioterapia che di radioterapia e chirurgia. E quindi è un momento favorevole. Diciamo, negli ultimi 7-8 anni sono stati approvati degli schemi di chemioterapia molto più efficaci rispetto a quelli che avevamo fino appunto al 2012-2013, con la polichemioterapia, cioè si aggiungono più chemioterapici nel medesimo schema e si ottengono risultati molto migliori. Possiamo dire a spanne, per rendere l'idea, che con questa polichemioterapia è raddoppiata la sopravvivenza dei pazienti affetti da tumore al pancreas, sia quelli affetti da malattia resecabile, quindi affrontabile con la chirurgia, sia i pazienti che fin dall'inizio non hanno una malattia resecabile, ma devono essere curati con la sola chemioterapia. Possiamo poi dire che anche la radioterapia ha fatto passi notevoli in questi ultimi anni, in sostanza con la radioterapia stereotassica. Cosa significa? Significa una terapia molto più mirata che risparmia gli organi sani circostanti e quindi che in poco tempo e con forte intensità riesce a colpire in modo più efficace il tumore. E anche in questo campo si è quindi ottenuto un miglioramento dell'esito finale con la possibilità di portare al tavolo operatorio pazienti a cui prima la chirurgia era negata. Infine, dal punto di vista della chirurgia, il grosso avanzamento degli ultimi anni è stato essenzialmente nel campo dell'approccio, perché oggi, a differenza di 10 anni fa, riusciamo ad operare anche i tumori maligni con le tecniche mini-invasive, soprattutto grazie all'introduzione della chirurgia robotica, con la quale si può affrontare l'intervento al pancreas, che è uno degli interventi più difficili dal punto di vista tecnico della chirurgia addominale, si può affrontare con il rispetto della parete addominale del paziente, con piccole incisioni al posto di grandi tagli, ma con la medesima sicurezza e i medesimi risultati oncologici soprattutto. Direi che queste tre grandi branche hanno mostrato un avanzamento: la chemioterapia con i polichemioterapici, la radioterapia con la stereotassi e la chirurgia con la tecnica mini-invasiva e la robotica. Il prossimo 28 maggio si svolgerà un webinar sui diritti dei pazienti affetti da questa patologia. Quali saranno i temi affrontati nel corso dell'incontro? Ci è piaciuto intitolare questo incontro Curare i pazienti e i loro diritti, cioè l'associazione ha espresso la volontà di occuparsi non solo delle cure mediche, ma anche dei diritti dei pazienti. Quindi curiamo i pazienti, ma anche i loro diritti. Vogliamo fare informazione, vogliamo spiegare come si ottengono i benefici previsti dalle leggi, la 104. Anche gli ultimi decreti, i decreti ristori, hanno previsto specificamente per i pazienti oncologici alcuni benefici e a parlare di questo sarà un'esperta assoluta del settore, l'avvocato Raffaella Calafiore, che è una consulente della LILT, la Lega Italiana per le Malattie delle Leucemie, e quindi avremo sicuramente grandissimo contributo dal punto di vista professionale, dal punto di vista specifico e la possibilità per le persone che vorranno collegarsi di fare domande e ottenere ovviamente le risposte. E a lato di questo, gli altri due relatori sono invece più tradizionali, diciamo così, cioè c'è un oncologo di grande fama, il professor Davide Melisi, che parlerà delle novità in campo di cure oncologiche. E in particolare cosa ci può dare oggi l'oncologia di precisione anche per il tumore al pancreas. Abbiamo delle novità da raccontare, dei risultati ottenuti proprio nell'ultimo anno, nell'anno appena trascorso, e poi gli studi clinici che sono sempre estremamente importanti per appunto dare maggior speranza a chi si ammala,
con la possibilità di accedere a cure innovative. E l'ultimo relatore è il dottor Giampaolo Balzano dell'ospedale San Raffaele, uno dei centri di alto volume per la chirurgia del pancreas in Italia, accanto a Verona, a Peschiera, a Pisa, all'Humanitas. Sono questi cinque centri che fanno più di 80 resezioni per tumore all'anno. Ebbene, il dottor Balzano parlerà della relazione che c'è tra il volume dell'attività chirurgica e l'esito e i risultati. Lui ha dei dati molto importanti da raccontare, che raccoglie in via ufficiale attraverso il Ministero della Salute. È 10 anni che si occupa di questo argomento, direi che in Italia è la persona che ne sa di più, quindi anche in questo caso avremo un relatore di grandissimo spessore a cui potremmo porre domande, con cui potremmo aprire un dibattito. Bene, saluto e ringrazio il dottor Butturini per essere stato con noi e arrivederci ai prossimi appuntamenti con Biba Group. Grazie.